programma regionale d'Abruzzo FESR 2021-2027. 40,6 milioni di euro andranno allo sviluppo delle aree urbane e funzionali, coinvolgendo 8 città e 130 comuni. 65,5 milioni di euro saranno destinati alle strategie delle 7 aree interne, che coinvolgono 138 enti locali. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha sottolineato l'importanza di una mobilitazione attiva e di una collaborazione tra i comuni per il successo delle strategie territoriali. Con circa 80 milioni quasi equamente suddivisi, le strategie territoriali sono una quota parte riguarda le aree urbane, le grandi città, con le città territorio, con il loro contorno di comuni, di cui le grandi città, i capoluoghi e i grandi centri urbani fanno da capofila, e le aree interne, le aree marginali, le cosiddette aree interne, che anche lì con comuni capofila vedranno la possibilità di accedere a decine di milioni di finanziamenti in questi anni per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e quindi marketing turistico e la promozione del territorio anche attraverso i prodotti tipici. Insomma, là ci attendiamo dai comuni del territorio una importante partecipazione a questo avviso che abbiamo costruito in questi mesi attraverso il partenariato con gli enti locali per definire quali erano le strategie e gli obiettivi di massima, e ora parte quindi anche questa fase dell'utilizzo dei fondi europei. Siamo perfettamente nei tempi della tabella di marcia nell'utilizzo dei fondi europei, la Regione quindi mette in campo nuovi strumenti per lo sviluppo del territorio.